Per l'idoneità all'attività subacquea, la legge italiana è un po' controversa, in quanto esiste una normativa ben precisa per gli sport agonistici in cui non è inclusa l'attività subacquea. C'è per esempio per il nuoto, e noi immaginiamo che l'attività subacquea è un nuoto sott'acqua. Allora, seguendo il concetto del nuoto, è necessaria la visita di un medico dello sport o di un medico specialista di branca. E quindi per l'attività subacquea c'è lo specialista in medicina subacquea ed iperbarica. Questa visita richiede un elettrocardiogramma e il controllo delle orecchie. Questo però se si fa uno sport agonistico, tipo per esempio hockey subacqueo, oppure la pesca subacquea agonistica o la apnea agonistica. Laddove invece non c'è agonismo, non c'è una gara, a questo punto la legge italiana fa un certificato di quasi buona salute, diciamo, una volta si chiamava, che è un serve quasi mai tu ti immergi con una federazione, un circolo, con un gruppo. Allora il gruppo, il responsabile del gruppo, deve avere il certificato medico del subacqueo. E qui basta il medico di medicina generale, essendo comunque attività legata al nuoto, sempre per il nuoto è previsto un elettrocardiogramma, almeno a riposo. E ovviamente se uno invece si fa l'attività per conto suo, cioè non è legato a dei gruppi, scuole, diving o altro, può anche ovviamente non avere il certificato medico. Questo è quello che dice la legge italiana. Io sinceramente raccomando fortemente di farsi il certificato per essere tranquilli con se stessi e verso il compagno di immersione, e sicuramente lo ritengo obbligatorio eticamente per chi sia un istruttore, una guida, uno che lavora nel settore subacqueo, perché comunque ha la responsabilità di terze persone. In merito a qualche esempio che mi viene in mente per l'idoneità all'attività subacquea, c'è da dire che in paesi esteri, a me è capitato di fare immersione ad Eilat in Israele, se tu non vai con il brevetto, il logbook per testimoniare che tu in acqua ci vai veramente e quante volte, e il certificato medico, tu l'immersione non la fai. Per quanto riguarda l'Italia, la vita reale fa sì che un diving center, il subacqueo è considerato un cliente, quindi non si sente dal diving center responsabile della sicurezza del subacqueo, quindi non ti chiede il certificato medico. Questo è un po' controverso perché in gennaio 2023 la Corte di Cassazione ha deliberato in merito a un incidente fatale che è accaduto anni fa in un lago del nord Italia, ribaltando le sentenze di primo e secondo grado che avevano assolto il compagno di immersione e l'istruttore. In questo incidente fatale era controverso, cioè se l'istruttore era lì per insegnare o era un'immersione così, un appuntamento che si danno tre subacquei per andare sott'acqua, indipendenti uno dall'altro. Alla fine la Corte di Cassazione ha detto: non mi interessa se voi eravate lì per fare scuola o meno. Di fatto questa era la meno brava di voi, del gruppo di tre, e quindi chi era più bravo, cioè aveva più immersioni nel logbook, specialmente l'istruttore, avevano la responsabilità di sapere chi era quella persona e avere anche i dati sanitari di questa persona. Cioè hai il brevetto, sei andato in acqua di recente, hai un certificato medico. E quindi questo è molto importante, che è stato condannato il compagno di immersione.